Il mondo dell'online si può dividere in tre grandi macrocategorie. Una prima è quella delle piattaforme di streaming musicale, ad esempio Spotify. Una seconda è quella delle piattaforme audiovisive di video on demand, ad esempio Netflix. E una terza è quella dei social network, Facebook, Instagram, TikTok. La SIAE nel tempo ha sempre continuato a migliorare ed accrescere la propria capacità di incasso e raccolta delle royalties, soprattutto nel mondo online. A dimostrazione di ciò ci sono delle prove concrete. A giugno di quest'anno è stato sottoscritto un nuovo accordo con Spotify che ha portato a un notevole miglioramento delle condizioni economiche per l'incasso delle royalties. Il miglioramento di queste condizioni economiche a parità di altri fattori porterà a un incremento degli incassi del più 25%. A questo si dovranno sommare poi eventuali effetti positivi derivanti da tutti gli altri fattori, ad esempio la crescita del mercato, ossia la crescita del fatturato di Spotify nei prossimi anni. E quindi l'aumento dell'incasso delle royalties su questa piattaforma per la SIAE potrà essere anche notevolmente superiore a quello del più 25% già garantito dalle condizioni economiche che sono state sottoscritte pochi mesi fa. Per quanto riguarda le piattaforme di audiovisive di video on demand, a maggio di quest'anno è stato sottoscritto un nuovo accordo con la piattaforma Disney Plus, che ha portato a un incremento degli incassi e delle royalties superiore al 50%. E oltre a questo, ha migliorato tutto l'impianto di condizioni incluse nella licenza. Il precedente accordo prevedeva un importo forfettario, mentre oggi la piattaforma Disney Plus ha accettato tutte le condizioni standard presenti nelle licenze online pubblicate sul sito da parte della SIAE. Per quanto riguarda i social network come Facebook, TikTok, Instagram, utilizzano sempre di più la musica e la musica è sempre più centrale nell'offerta dei loro servizi. Quest'area rispetto alle altre è probabilmente la più ostica, non solo per la SIAE, ma un po' per tutte le società di collecting al mondo, in termini soprattutto di affidabilità e qualità dei dati di consumo della musica, che devono essere forniti dalle stesse piattaforme. Ci sono però delle buone notizie, perché la SIAE ha raggiunto dei risultati storici in quest'ambito, avviando una collaborazione con tutte le principali piattaforme di social network e migliorando la qualità dei dati forniti da Facebook, Instagram, TikTok. A questo proposito, in questa ripartizione di luglio 2022, per la prima volta la SIAE può garantire una ripartizione al 100% analitica, ossia basata sui reali utilizzi di musica per Facebook e Instagram. Inoltre, a gennaio di quest'anno è stato firmato per la prima volta nella storia della SIAE un accordo con TikTok per l'incasso delle royalties. Anche per questa piattaforma viene garantito già in questa ripartizione di luglio 2022 una ripartizione al 100% analitica e la SIAE è stata una delle prime società al mondo a garantire un simile servizio. I risultati di questo programma della SIAE, quindi di distribuzione analitica anche di tutto il mondo dei social network, oltre che del mondo del VOD e del mondo dello streaming musicale, saranno riscontrabili da autori ed editori nel reporting messo a disposizione della SIAE su app iOS e Android e su portale web nel reporting. Troverete una riga specifica per TikTok e una riga specifica per Facebook e Instagram dove troverete le royalties da voi guadagnate e con tutti i dettagli delle singole musiche e opere musicali che hanno guadagnato royalties su ciascuna delle piattaforme.